su arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì ragazzi, sono ancora qui all'Alfea, non me ne vado, ve l'ho detto, rimango in pianta stabile, penso che il cenone lo organizzerò qua, tra il villaggio di Babbo Natale e la casetta di Marzapane, devo decidere bene la location, poi vi invito, è troppo bello questo posto per farmi scappare queste location, che sto ambientando ognuna con il lavoretto che vado a presentarvi. Oggi facciamo insieme ai nostri ragazzi e ai nostri bimbi un bellissimo bigliettino di Natale, il bigliettino di Natale a forma di pupazzo di neve. Volete vedere come? E allora prendete carta e forbici e spostiamoci subito sul piano da lavoro. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra prima card, lo Snowman, un bigliettino facilissimo, carinissimo sia per i più grandicelli che per i più piccolini. Allora, l'occorrente è costituito da un paio di forbici, una punta di colla acetovinilica, quella trasparente, ma potete usare anche la Vinavil, che comunque ci servirà. Un pezzettino di stoffa. Io ho qui questo nastro, che è la rimanenza di una vecchia busta, che sto sfrangiando, vedete? Perché sarà la sciarpetta del nostro pupazzo di neve, quindi sto facendo la frangina. E poi, naturalmente, un cartoncino bianco, i nostri pennarelli, un pennarello nero, un pennarello marrone, un pennarello azzurro, una tratto pen nera o una Bic nera, un pennarello grigio, io ho i Copic ma voi potete usare tranquillamente i pennarelli, e poi ho un pennarello arancione o un pezzettino di carta velluto arancione, questo lo lascio decidere a voi, se avete la carta velluto usatela, viene più carino, se no potete fare direttamente col pennarello arancione. E poi del glitter, che può essere bianco o argentato, io qui lo userò un po' argentato. Ci occorrerà anche un pezzettino di scotch biadesivo spessorato, vedete? Quelli che hanno un po' di spessore, sono una gommina biadesiva, adesiva da ambo le facce. E poi ho un compasso o delle forme che facciano tre cerchi via via sempre più piccoli. Io per esempio ho preso un bicchierino di carta per la circonferenza più piccola, il fondo delle Pringles per la circonferenza media e un coperchio di un portabiscotti come circonferenza grande. L'importante è che stiano tutte l'una dentro l'altra in maniera abbastanza armonica, cioè scartandosi tutte di 1,5 cm l'una con l'altra, circa, non c'è bisogno di essere troppo precisi. E poi ci occorre anche un pennello a cui non tenete particolarmente perché dobbiamo usarlo per la colla. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo la misura più ampia e segniamoci i due punti in modo da tagliare una sezione che comunque contenga i due tappi. Vi spiego subito. Tagliamo una sezione rettangolare che contenga due volte la misura del tappo. In che senso? Quindi che il tappo ci stia dentro e che piegata a metà, voilà, la contenga due volte, quindi da una parte e dall'altra. Quindi poggiamo il tappo e lasciamolo sbordare leggerissimamente da una parte. Naturalmente, se voi fate questo col compasso, piegate il foglio, puntate il compasso e fate in modo che il giro esca leggermente da un margine. Questo farà sì che possa venire fuori un bigliettino. Quindi fate il giro di matita, voilà, completo, e ritagliate il primo cerchio. Non vi preoccupate di essere precisissimi, se ha qualche bozza non importa, tutti i pupazzi di neve che si rispettino hanno le bozze. Questa sarà la base della nostra card, quella dove poi metteremo il messaggino di auguri. Adesso, sempre nel cartoncino, prendiamo le altre due forme. Abbiamo detto il barattolo di Pringles, che invece andrò a prendere come forma per intero, quindi il cerchio tutto quanto, e ritaglierò solamente una volta, e il bicchierino di carta, anche questo solo una volta, non in doppio, e ritagliamo le forme.
Vi lascerò le sagome se vorrete, ve le lascio sulla pagina Facebook di Arte per Te nella sezione nell'album fotografico Card di Natale 2014. Per andare direttamente a trovarle basterà cliccare qui sotto al video dove c'è la scrittina Mostra altro, cliccateci sopra e c'è scritto qui trovi le sagome, clicca quel link e accederai direttamente alla pagina dove ho messo le sagome. Quindi non mi chiedere per favore in video non trovo le sagome, è scritto tutto qua sotto, valle a cercare che le trovi sicuro. E adesso cominciamo a decorare la nostra card. Cosa? Prendo appunto il mio pezzettino di stoffa e faccio così un nodino e voilà. Lo lascio abbastanza morbido e taglio anche dall'altra parte. E faccio anche da qui venire fuori un po' di frangia. Ok, e lascio da parte questo pezzettino. Apro la mia card e solamente da una parte, quindi soltanto da una parte, prendo il mio Copic o il mio pennarello azzurro e comincio a marcare il bordo così, in maniera anche un po' disordinata. Potete farlo anche con i colori a spirito, ma anche con gli acquerelli, insomma un po' come vi pare. Prendo la seconda e faccio la stessa identica cosa, e anche sulla terza pallina faccio la stessa identica cosa. Prendo il grigio e, andando sempre molto cauta, ripasso sull'esterno. Solo sull'esterno, un po' per rinforzare lo scuro. Adesso o colorate un pezzettino di carta di arancione, oppure prendete un pezzettino di carta velluto arancione e ritagliamo la sagoma più o meno di una carotina. Trovate anche questa sulla pagina Facebook. E su questa carotina, con una tratto o un pennarello scuro, facciamo delle lineette proprio a simulare le rughe della carota. Adesso abbiamo tutti i pezzi, dobbiamo decorarli. Prendiamo la nostra Vinavil, voilà, il nostro pennello e piano piano ripassiamo sul bordo la Vinavil. Tanto la Vinavil, come sapete, asciugandosi poi diventerà perfettamente trasparente. Solo sul bordo. E prendiamo il glitter. Mettiamo sotto una protezione in modo da poter raccogliere il glitter che disavanza. E cominciamo a spargere la polverina glitterosa un po' così disordinatamente, non allo stesso modo su tutto, finché rimarrà una traccia non eccessiva su tutti i margini. Adesso prendiamo il più piccolo dei nostri cerchietti, eccolo qui, e da prima prendiamo la nostra carotina, sporchiamoci il dito o prendiamo il pennello di prima con un po' di colla. Io vado di dito molto selvaggiamente e voilà. E poggiamo su di un lato facendone uscire un pochino, una puntina. Adesso con un bel pennarello grosso facciamo un bel sorriso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così. E due occhietti. 1 e 2. Ok. Questa è la testolona del nostro pupazzo di neve. Assembliamo il nostro bigliettino. Prendiamo il corpo centrale. Mettiamo la colla sul cerchio medio, poggiamolo spostandoci in alto a destra
così. Facendo in modo che rimanga una mezzaluna più ampia. Adesso prendiamo il nostro scotch biadesivo spessorato, tagliamone un bel pezzettino e appiccichiamolo sul retro della testa del nostro pupazzo di neve, così. Quindi togliamo la pellicola di protezione, appiccichiamo la testolona qui. Tacchete. Così. Adesso prendiamo il nostro pezzettino di stoffa che fungerà da sciarpa del nostro amico freddoloso, anzi del nostro freddo amico più che del nostro amico freddoloso, con un punto di colla. L'assicuriamo lateralmente alla sua testolona. Così. Facciamo asciugare il tutto. Mancano le braccia, quindi pennarello marrone e senza farci grossi problemi, partendo più o meno da metà, disegniamo dei ramoscelli da una parte e dall'altra. Ed eccolo! Il nostro amico pupazzo di neve pronto per augurare ai nostri amici più cari il più freddoloso degli auguri di Buon Natale. La card poi, una volta asciutta, si aprirà così, voilà, e dentro potete mettere il pensierino che più desiderate. Ora vi lascio alle foto, spero che questo pupazzone visto dall'alto vi piaccia. Come vedete, appunto, l'effetto 3D e l'effetto in prospettiva è veramente, veramente carino. A me è piaciuto tanto. Quindi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, guardate le foto e dopodiché lasciate subito un pollice in su e condividetelo. E noi ci vediamo di là dopo le foto. Ciao, ciao a tutti e buon Natale! Simpaticissimo, è facilissimo da fare. In 448 potrete fare una miriade di pupazzi di neve da regalare ai vostri amici e ai vostri parenti. Spero che quest'idea vi sia piaciuta. Se è così, mi raccomando, un bel pollice in su con tanta neve sulla capocchia e soprattutto seguitemi sempre su Facebook e su Instagram, di cui vi lascio il link qua sotto nel box informazioni. Io vi auguro un bellissimo, bianchissimo e freschissimo Natale e vado a farmi una cioccolata calda col pinguino e con Babbo. Quindi devo scappare. Da ombrette, d'arte per te. È tutto. Felice Natale, ragazzi! Ciao!